800 anni, proprio la identità curda, quattro paesi coloniali è negato, perché prima c'era ottomano, che ogni popolo un po' aveva una autonomia, vivevano sulla terra per gestire eccetera, però quando finito prima guerra mondiale, subito con trattato Losanna, hanno diviso Kurdistan quattro parti direttamente. Ogni parte noi curdi siamo diventati membro un'altra nazione. In Turchia siamo diventati turchi, in Siria siamo diventati siriani, in Iran iraniani, in Iraq iracheni. Comunque, da prima guerra mondiale fino ad ora, almeno abbiamo perso 500.000 curdi, con ribellioni, con Enfal, come in Iraq, Halabja, eccetera, in Siria negli ultimi anni, in Turchia sempre, in Iran anche. Per quello, purtroppo, adesso parlare di diritti in Medio Oriente è abbastanza difficile, perché in Medio Oriente, se voi avete potere, e allora potete anche discutere diritti umani. Se non avete potere, purtroppo niente, e negano la identità, cultura, la lingua e tutto. Per quello capiamo dolore di popolo palestinese, perché secondo noi anche ogni popolo deve decidere su autodeterminazione. Autodeterminazione è un diritto rispetto Convenzione diritti umani di Nazioni Unite, eccetera. Però noi vediamo che da anni, se anche loro hanno preso una decisione, ancora come Stato palestinese con Ramallah, Gaza purtroppo non è stato conosciuto, perché Israele è un colonialista abbastanza potere. Per quello motivo, se non chiede riconoscimenti, anche tantissimi diversi paesi non conoscono, non solo americani, non solo Comunità Europea, e tanti diversi paesi. Per quello la lotta che facendo il popolo palestinese è una lotta legittima, una lotta per i loro diritti. Allora, secondo me, chi ha una coscienza, sia popolo sia persone, per forza deve appoggiare questa lotta il popolo palestinese. E stessa cosa non dico solo per palestinese, tutti i popoli che lottando per loro autodeterminazione, per la identità, per tante cose. Perché purtroppo questo secolo rimasti pochissimi popoli che ancora in lotta, ancora conflitto, ancora ogni giorno pagando con la sangue per avere i diritti. Un popolo di quelli, anche palestinese, adesso quando vedendo è anche una tragedia che tutto il mondo potete trovare palestinesi, tutto il mondo potete trovare curdi. Perché sempre con attacchi colonialisti per forza lasciano loro terra, vanno in altri paesi per trovare una vita normale. E questo secondo me è un genocidio, un massacro. Può essere oggi ancora continuo quei problemi, però sicuramente un giorno deve finire questa cosa. Noi anche come curdi abbiamo lottato da anni per un paese indipendente specifico con quattro parti, però purtroppo abbiamo visto che una cosa per noi almeno diciamo
impossibile, perché abbiamo parlato un po' di Israele, però adesso in Medio Oriente ci sono grandi tre poteri regionali, come Turchia, come Iran e Israele sicuramente. Questi tre paesi adesso gestiscono Medio Oriente come vogliono, andando avanti così. Purtroppo se appoggia americani, Turchia e Israele, d'altra parte appoggia Cina, Russia e iraniani. Per quello sia sulla cosa di, diciamo, blocchisti, perché prima c'erano due blocchi come NATO e Varsavia, oggi ancora questa mentalità continua. E quando tu chiedi qualcuno, e allora diritti, loro dicono, caro, purtroppo realpolitik. Realpolitik viene prima di tutto, interessi viene prima di tutto. E gli ultimi giorni che parliamo sulla cosa di Khaled Qaisi, per esempio, ogni anno abbiamo stesso problema con Turchia. Cittadini francesi, tedeschi, svedesi, inglesi entrano in Turchia e direttamente in aeroporto arrestano, lasciano lì un anno, due anni, un parte in carcere, un parte resto di domicilio, rimangono lì. Il motivo? Su social media hai condiviso una cosa contro di presidente paese Erdogan, pure eccetera. Stessa cosa anche per il compagno palestinese, perché quando io ho studiato un po' che lui, suo madre è italiano che studia in Università della Sapienza, allora cosa ha fatto diciamo contro di paese Israele? Massimo ha chiesto dritti palestinesi. E questa è una cosa che non solo loro, tutti noi dobbiamo chiedere questa cosa, questo è un diritto. Senza questi, se non chiediamo e viviamo, è quello una vergogna per tutti noi, anche per l'umanità. Comunque, quando io, il mio punto di vista, non solo voglio vedere un punto di vista di sinistra radicale, però una cosa di più umanitario, una cosa che un popolo non può gestire il suo paese, su risorse naturali, su cultura, su popolo, come può andare avanti? I nostri problemi purtroppo così. Allora, per quello motivo, dopo 2003-2004 abbiamo iniziato una nuova ideologia politica. Abbiamo chiesto, non vogliamo separare di più il paese, però vogliamo la nostra democrazia, nostra autonomia, vogliamo gestire il nostro paese. Abbiamo chiamato il sistema confederalismo democratico. È un sistema convivenza con tutti i popoli, perché purtroppo Kurdistan non è un paese omogeneo, che sempre viviamo con arabi, con turchi, turkmani, persiani, armeni, assiri. E allora se usiamo argomenti di Stato-Nazione e nazionalismo, iniziamo dopo Turchia, dopo Siria, Iraq, Iran, anche combattere contro i nostri vicini, con arabi vicini, con turchi, con assiri, con tutti. Questo non conviene, secondo me, questo conflitto non finirà mai. Allora, per quello motivo abbiamo detto, non dividiamo paese, però viviamo insieme con rispetto, con fratellanza, con diciamo uguaglianza. Nessuno non deve assimilare altri popoli. Ogni popolo deve usare la sua lingua vive, con sua religione, per esempio. Perché purtroppo noi curdi, noi non siamo musulmani. Siamo musulmani sunniti, siamo musulmani sciiti,
siamo aleviti, siamo yezidi, siamo cattolici, siamo ebrei, siamo yarsani e tantissime diverse religioni. Già per noi serve questo sistema confederalismo democratico, convivenza, e con tantissimi diversi dialetti. Per quello spero che di più presto si può trovare una soluzione per il problema Palestina, sia per Gaza sia per Ramallah. Spero che un giorno tutti i cittadini palestinesi possano tornare sulla loro terra con serena, con tranquillità e con il loro Stato, con il loro paese. E stessa cosa anche chiedo per curdi, speriamo se è possibile riusciamo a fare. Grazie mille. Grazie Ilba, ricordo intanto che grazie al popolo curdo è stato sconfitto il jihadismo islamico in Siria e è stato messo fine a un regime di terrore che durava da molto tempo, anche se purtroppo il presidente di quel paese è rimasto ancora al suo posto protetto dai grandi potentati internazionali. Credo che dobbiamo pensare che i diritti fondamentali della persona vengono prima delle leggi nazionali. Il diritto all'autodeterminazione, il diritto a una vita felice, il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto alla casa. Tutto questo dovrebbe essere garantito a qualsiasi persona indipendentemente da come la pensi, da dove venga, dal colore della pelle o dalla religione che professa, che deve essere libera per tutti. Perché se non è così, allora il mondo finirà per diventare un conflitto generale, come purtroppo vediamo molto spesso. Certo, stanno cambiando anche gli equilibri geopolitici internazionali. L'Europa conta molto poco in realtà e gli Stati Uniti forse non sono così potenti come credevano di essere. Però non vorremmo che si cada dalla padella nelle braccia, perché come diceva prima il collega Gilman, no, alla fine si parte dalla logica di Machiavelli, no? Che tanto se la roba, se quello che è importante è il business, quello che è importante sono le ragioni della politica e non le ragioni personali degli esseri umani, dei diritti che professano a un futuro migliore, a una vita di convivenza e di dialogo magari per risolvere i problemi. E di questo vorrei chiedere il contributo di Adriano Lambucci. Grazie. Innanzitutto ringrazio anch'io Youssef per l'invito, per me è sempre un atto, diciamo così, doveroso partecipare alle iniziative della comunità e dei compagni e delle compagne della Palestina. Ora, noi viviamo in un mondo strano, dove il denaro e le merci possono circolare liberamente, mentre le persone no. Le persone che scappano dalla fame, dalla carestia, dalla miseria, dalle guerre, no. Tutto il resto può circolare. Questo succede perché al centro, adesso veniva detto, al centro dell'idea che si ha del mondo, della società, c'è il dio denaro, gli interessi, i profitti, questo viene messo al centro di qualsiasi ragionamento. Per cui anche i diritti fondamentali delle persone, qual è il primo diritto? Il diritto alla vita. Ecco, il primo diritto fondamentale alla vita nel nostro mondo viene negato. Lo vediamo tutti i giorni con il Mediterraneo, al nord del nostro paese, con le persone che scappano. Quindi il diritto primo, fondamentale, il diritto alla vita viene negato. Il punto è uno: i diritti per potersi affermare hanno bisogno di potere, hanno bisogno di forza. La politica senza forza non è politica.
i diritti fondamentali hanno bisogno di una forza che li sostenga, che li promuove, che li faccia vivere. Oggi, purtroppo, questa forza, i diritti fondamentali in tante parti del nostro mondo, questa forza non ce l'ha. Non c'è in Palestina, non c'è in Kurdistan, non c'è in tante altre parti. Che bisogna fare per provare a invertire una tendenza? Che, come veniva detto adesso, io sono molto d'accordo, c'è anche un rimescolamento degli equilibri geopolitici. E quello che sta avvenendo anche in queste settimane in Medio Oriente ci dice i movimenti che ci stanno. E anche della necessità degli Stati Uniti, che pensavano dopo la fine dei regimi dell'Est, dopo la caduta del muro, il 1989, di essere i padroni e i gendarmi del mondo, gli Stati Uniti si rendono conto che quella idea idilliaca che avevano di loro i gendarmi del mondo e di un sistema capitalistico che avrebbe trionfato, governato da loro, questa cosa non c'è, perché il mondo è molto più complicato e complesso di quello che possono pensare gli americani, che notoriamente non hanno proprio un pensiero molto complesso. Quindi di fronte a questi sommovimenti geopolitici, che cosa fare? Io penso che coloro i quali pensano che al centro di un'idea di società e di mondo ci debbono essere i diritti fondamentali, debbono continuare a rivendicare e a battersi per questo e a trovare anche le necessarie alleanze di diversa natura. Ma senza alleanze in questa situazione le possibilità di riuscita sono poche. E le alleanze non vanno fatte semplicemente tra coloro i quali la pensano come me, perché se la pensano come me io non ci faccio un'alleanza, se la pensano come me probabilmente siamo dalla stessa parte. Le alleanze si fanno tra diversi. E quindi la necessità di mettere al centro i diritti fondamentali deve essere l'occasione per fare un ragionamento diverso rispetto alle dinamiche che noi vediamo nel mondo e rivolgersi a quei vasti, o no vasti, questo è tutto da vedere, ma comunque quelle aree politiche, culturali, che magari non la pensano esattamente come noi su alcuni temi, ma che possono su questo tema dei diritti fondamentali svolgere un ruolo. Ovviamente, siccome stiamo in Italia, io penso, perché lo vediamo, dell'importanza che questo pontificato ha nel rivendicare il tema dei diritti fondamentali delle persone. Io penso che quella sia un'alleanza importante. Non è un caso che quelli che si dichiarano forze politiche o dirigenti o esponenti politici che si dichiarano cattolici, Dio, patria, famiglia, poi sui temi che Papa Bergoglio porta avanti c'è un silenzio assordante, non parlano, rivendicano Dio, padre e famiglia, poi quando il Papa parla si guardano dall'altra parte, fanno finta di non sentirlo. Allora io penso e finisco che bisogna fare questo, perché i tempi sono difficili, non c'è nulla da fare, la guerra. Siamo entrati tutti dentro un clima di guerra, guardate quello che succede in Italia, no? Se uno esprime delle riserve oppure dice basta con l'escalation militare, bisogna riaprire le porte del dialogo, sinistra italiana non ha mai sostenuto l'invio delle armi in Ucraina, siamo stati tra i pochi anche in Parlamento a farlo sin dall'inizio, viene tacciato di essere filo putiniano, filo russo, eccetera. Però non bisogna avere paura, non bisogna avere paura, perché se si ha paura allora è inutile mettersi a fare politica o esporsi pubblicamente. Bisogna avere il coraggio delle proprie idee, e oggi la cosa più coraggiosa non è continuare la guerra, è fare la pace. Quella è la vera, il vero coraggio che si deve dimostrare. Finisco parlando anch'io, come prima ha fatto Cristina, di Calette. Ecco, io penso, a me fa impressione una cosa. Il silenzio anche qui assordante della politica e della stampa rispetto a un
a una vicenda come questa che ci tocca da vicino, perché Khaled è un cittadino italo-palestinese. Il segretario di Sinistra Italiana Fratoianni ha fatto un'interrogazione, ha fatto un question time in Parlamento, è stato risposto, una risposta abbastanza, diciamo, generica. Continua ad esserci un atteggiamento punitivo da parte di Israele nei confronti di Khaled. Ritorneremo alla carica nei confronti del governo italiano, lo faremo anche nei prossimi giorni. Eravamo alle iniziative che si sono lanciate per un comitato, lo sosteniamo. Ecco, io forse credo che noi dovremmo pensare a fare anche delle iniziative che in qualche modo rendono visibile in maniera più forte il nostro impegno per Khaled e il nostro impegno perché vengano rispettati in Israele i diritti fondamentali della persona, che non vengono rispettati, lo sanno tutti. Israele è un tipico esempio di un'occupazione illegale, fuori dal diritto internazionale, che continua da decenni e decenni e che, appunto, perché poi altri hanno più potere e più forza, impongono, sostengono e portano avanti. Ecco, io penso e finisco che l'appuntamento che ci dovremmo dare, e invito Youssef e tutti gli altri compagni e fratelli palestinesi a ragionare anche su possibili iniziative da fare nelle prossime settimane a sostegno di Khaled, per tenere alta l'attenzione su questa vicenda e complessivamente sulla vicenda della Palestina rispetto a questo dominio illegale e ingiusto da parte di Israele. Grazie. Grazie Adriano, si pensa giustamente, il primo diritto è quello alla vita, è un diritto che è molto calpestato, perché se pensiamo che nel Mediterraneo sono morte negli ultimi anni 20-30 mila persone nel tentativo di attraversarlo, nell'indifferenza quasi generale. Fra pochi giorni, il 3 ottobre, è il decennale della strage, chiamiamola così, avvenuta a largo di Lampedusa, dove centinaia di persone sono morte annegate perché la gente anche del posto non li ha salvati, in quanto gli avevano detto che salvarli incorrevano nel reato di aiuto all'immigrazione illegale. Questa è stata la risposta data da molti pescatori. Molto è cambiato, adesso l'Italia naturalmente aiuta tantissimo le persone che arrivano, però si lamenta di avere arrivi ogni giorno via mare, quando stiamo perdendo pezzi di popolazione, 300-400 mila l'anno, e siamo destinati al declino generale se non invertiamo questa tendenza demografica. Cioè, invece di fare la guerra alle persone che hanno bisogno di una vita migliore e di lavorare, dovremmo ringraziare che vengono in questo paese e cercare di fare un poco come la Germania, che gli dà integrazione, gli dà formazione, gli dà casa, gli dà aiuto, perché sa di aver bisogno di loro e sa che sono una risorsa per quel paese, e lo sono anche per l'Italia. Ma evidentemente la politica, che non guarda di là dal proprio naso, si inchina di fronte ai grandi potentati internazionali, anche se vengono violati i diritti fondamentali, come nel caso della Palestina, ma come nel caso di tantissimi paesi, il Kurdistan e molte altre situazioni, perché naturalmente quello che vale è l'interesse economico, il dio denaro. E guardiamo come stanno riducendo questo mondo, perché questa logica sta portando alla distruzione dell'ecosistema del pianeta, e ce lo vediamo ogni anno col peggioramento generale delle condizioni di vita, con i cambiamenti climatici che provocano altri migranti e altre persone alla ricerca di asilo in altre parti. E lo si nega perché si vogliono rinchiudere nei centri di detenzione e magari cacciarli a calci, invece di pensare che possono essere una grande risorsa di cui questo paese ha bisogno. Ma di questo ed altre cose io adesso darei la parola ad Alessandro Perri, Rete dei Comunisti. Allora, grazie Giuseppe, buonasera a tutti. Io, come dire, finisco la fila dei ringraziamenti alla comunità palestinese tutta, che ha potuto organizzare questo dibattito, questa festa, questi giorni
super importanti rispetto non solo alla questione palestinese ma a tutto quello che gira intorno, sicuramente come il dibattito di stasera, al mondo dei diritti, alla situazione più generale, come noi riusciamo a muoverci da attivisti, da militanti, da persone insomma che si impegnano quotidianamente a fare in modo che questo sia, se possibile, giorno dopo giorno un mondo sempre migliore, in cui maggiori diritti siano riconosciuti alle persone, ai migranti, alle donne, ai popoli che non hanno i territori, ai popoli che lottano per avere i propri territori, insomma tutti coloro che hanno un ruolo e una, come dire, funzione attiva all'interno delle condizioni. Giuseppe giustamente in apertura diceva diritti e globalizzazione, è un termine, sono due termini grandi, grossi, forse anche più grandi di noi, che però dobbiamo provare a mettere in fila per comprendere come insomma possiamo fare ciò che è necessario fare per migliorare le nostre condizioni di vita. Innanzitutto credo, è stato già detto, però lo ripeto perché credo sia una, come dire, un termine, un elemento importante. Cosa sono i diritti? Cosa c'è alla base dei diritti? Come facciamo a dire che una persona ha o non ha dei diritti? Io credo che i diritti, intesi non solo quelli fondamentali, ma quelli civili, quelli politici, quelli collettivi, tutti l'insieme, li possiamo tradurre così: ciò che è consentito e ciò che non è consentito fare a una persona in un territorio, in un determinato tempo, all'interno di determinate condizioni storiche. Ebbene, i diritti, che ci piaccia o meno, non sono altro che il risultato dei rapporti di forza, dello scontro degli interessi che su un determinato campo, in un determinato momento storico, emergono. Ciò che una persona può fare e non può fare è il risultato appunto di quello che è lo scontro fra gli interessi, fra quei rapporti di forza, fra quelle organizzazioni, fra quei come dire appunto campo che si vanno ad incontrare all'interno di un momento storico, all'interno di un territorio, all'interno di un paese, nella tratta che porta da un mare all'altro. Ciò che si può o non può fare è appunto il risultato, l'esito di questo tipo di scontri. E diritti in questo caso non è neanche sempre sinonimo di diritto, ovvero ciò che viene messo nero su bianco di ciò che si può o ciò che non si può fare. Che diritto ha Israele di occupare i territori palestinesi? Che diritto ha lo stesso Israele di arrestare un italo-palestinese in quest'ottica perché torna nel suo territorio, a casa sua, dai suoi familiari, solamente perché palestinese e dunque come se fosse un cittadino di serie B o una, com'è? Un popolo sotto apartheid? E quindi l'importanza della forza, del potere, si diceva prima, sono sinonimi in questo caso per il riconoscimento o meno di quello che stiamo parlando dei diritti. Qual è dunque, io credo, l'obiettivo che ci debba spingere? L'organizzazione di questa forza, il fare in modo che si possano mettere insieme, connettere e mettere in movimento verso una stessa direzione, se possibile, le varie istanze, i vari settori sociali, le varie interessi che si riconoscono. Noi siamo comunisti, secondo noi gli interessi all'interno di questo mondo sono sempre interessi di classe, che si riconoscono e che si organizzano e si mettono insieme e lottano e si mettono in gioco, si mettono in campo per far emergere quei diritti, per far sì che si possa o che non si possano fare, per esempio, determinate riconoscimenti appunto di diritti di situazioni sul mondo del lavoro, per le donne, per i migranti, insomma come abbiamo visto anche fino adesso per i vari propri. L'organizzazione della forza che si racchiude all'interno di interessi condivisi, che permette o non permette secondo noi la nascita o meno o il riconoscimento di diritti. Ovviamente l'organizzazione della forza ha diversi livelli: può essere a livello istituzionale, può essere a livello civile, quindi civico, può essere a livello del movimento, può essere a livello culturale. Su questo noi abbiamo un grande intellettuale della nostra storia, che è Gramsci, che ha dibattuto e approfondito moltissimo quello che è il livello dell'egemonia all'interno della cultura stessa dominante di un paese. Si può fare l'organizzazione della forza all'interno dei settori specifici, lo si può fare attraverso delle raccolte firme, insomma ci sono diversi livelli tramite cui si può organizzare quella forza necessaria per poter far emergere e quindi veder riconosciuti i diritti di cui stiamo dibattendo. Il secondo lato del dibattito è quello che fa riferimento al mondo globalizzato, quindi qual è il contesto nazionale e sovranazionale entro cui noi ci troviamo a dibattere e ad attivarci insomma tutti i giorni. Io più che mondo globalizzato lo metto qui a dibattito probabilmente in questo preciso momento storico, più che mondo globalizzato, probabilmente metterei una situazione internazionale che spinge e va sempre verso di più, verso un mondo multipolare, in cui
decaduto, non ancora sicuramente in termini finali, ma con una enorme perdita di emologia, quella, di egemonia, scusate, a quello che era il mondo unipolare a guida statunitense. L'abbiamo visto con la pandemia, l'abbiamo visto con la fuga dall'Afghanistan della coalizione NATO, l'abbiamo visto anche con gli esiti che ci sono sul territorio ucraino e le tante guerre che sono state effettuate in Medio Oriente. Ebbene, in questa situazione di mondo multipolare, io credo, per esempio all'interno del nostro paese, ma probabilmente anche come succede e ci dimostrano quello che succede in Africa da qualche anno a questa parte, si aprono delle opportunità affinché sia possibile organizzare quell'insieme di campo e di forze che possa mettere al centro la possibilità di veder riconosciuti diritti fondamentali, diritti collettivi, diritti politici, diritti civili, e quindi un mondo che sia effettivamente più lontano dalle disuguaglianze a cui ci ha abituato il capitalismo, più lontano dalle mire predatorie a cui ci ha abituato l'imperialismo, soprattutto diciamo nelle periferie di quello che era il mondo globalizzato. Sicuramente il multipolarismo non è il socialismo, non è la nascita, come dire, del paradiso sceso in terra. Noi crediamo che però sia effettivamente una possibilità. Sicuramente si aprono delle condizioni di possibilità, le condizioni potrebbero anche peggiorare, lo vediamo in questo paese. Sicuramente siamo nel governo più a destra da quando nasce la Repubblica, e come dire, le forze che dovrebbero organizzare per migliorare la condizione dei lavoratori, dei migranti, delle donne, delle giovani generazioni, sono sicuramente in difficoltà rispetto a una, come dire, generale tirata a destra che subisce sicuramente il mondo occidentale. Ma il cambio degli equilibri geopolitici, ma anche di classe all'interno della condizione internazionale, apre una possibilità entro cui io penso noi dobbiamo provare a giocare la nostra partita. Giocare la nostra partita significa organizzare quelle forze che sono disponibili al mettersi in campo e al mettersi in gioco per il riconoscimento dei diritti, come abbiamo detto in precedenza. Concludo provando a mettere in fila un paio di appuntamenti che nelle prossime settimane vedranno luogo qui in Italia e anche a Roma, dentro cui noi crediamo sia possibile fare questa costruzione, ovviamente lenta, di forza e di organizzazione. In prima istanza, domenica 8 ottobre ci sarà un'assemblea nazionale qui a Roma per il lancio di una grande manifestazione contro la guerra, sempre a Roma, per il 4 novembre, la guerra che è l'alfa e l'omega di chi sta da una parte e chi l'altra all'interno della condizione italiana e internazionale. Il rifiuto della guerra, che è assolutamente anche rifiuto dell'invio delle armi e di ogni possibilità di appartenenza all'alleanza atlantica, e quindi che è la NATO che fa della guerra la sua ragion d'essere, per cui il rifiuto della guerra e ogni ipotesi di negoziato che apra la fine della stessa è ipotesi di pace che passa necessariamente per il rifiuto della NATO e per il rifiuto dell'invio delle armi sul fronte ucraino. Il 21 ottobre ci sarà anche un appuntamento a Pisa, ma anche in altre parti d'Italia, per denunciare la militarizzazione che quella stessa alleanza atlantica fa all'interno del nostro paese. Le basi NATO sono tantissime, un paese che ospita addirittura ordigni nucleari, e quindi l'8 ottobre al Cinema L'Aquila sarà anche un'occasione per rilanciare sia il 4 novembre e sia il 21 ottobre ogni mobilitazione ovviamente che si sta facendo per la vita e le sorti di Khaled, che ci ha visto sicuramente partecipi, andrà rilanciata e sostenuta. E in ultimo, e qui interessa anche direttamente tutto quello che ho detto, secondo me interessa anche la comunità palestinese, ma qui forse anche in prima istanza, fra due weekend, il 13 e il 14 ottobre, ci sarà un raduno a Roma delle giovanili delle destre di tutto il mondo, prima di tutto europee, dove sarà presente anche la giovanile di Likud, così ha detto Salvini da Pontita in coppia con Le Pen, e quindi quella potrebbe essere un'altra occasione entro cui mettiamo in campo quella possibilità di organizzazione di tutte le forze antagoniste ai fascisti, ai colonizzatori e all'estrema destra, che a livello europeo, col sostegno dei trampiani, col sostegno degli orbaniani, si rivedrà a Roma, e su cui noi possiamo organizzare questo campo che si riconosce su interessi di classe specifici, e se nella condizione internazionale odierna pone il rifiuto alla guerra e alle tante guerre, e sicuramente, per rimanere in tema, la libertà per il popolo palestinese e la necessità di avere uno Stato e un'autonomia ben oltre quella che è ogni ingerenza israeliana. Grazie. Grazie Alessandro. Qui sono finiti gli ospiti previsti da questo programma. Naturalmente c'è ancora spazio per domande, c'è interventi, per cui do la parola intanto a Youssef. Innanzitutto grazie a tutti voi.
Mi ha attirato l'attenzione una parola di Adriano. Io spesso dico, non è il problema della forza, ma secondo me di più è il coraggio, perché io sono convinto che l'Europa è forte, fortissima, però purtroppo spesso gli manca il coraggio a prendere certe posizioni o magari a dire qualcosa di suo. Perché faccio solo l'esempio, mi sembra Cristina che ha tirato fuori il discorso della guerra Ucraina-Russia, e lui, Giuseppe, diceva che questa è la politica dei due pesi, due misure. Però io dico, se noi andiamo a chiedere a tutti i politici italiani, europei, qual è la soluzione del conflitto medio orientale, tutti ti dicono due stati per due popoli. Però tu hai riconosciuto lo Stato di Israele 75 anni fa, e sei tu che hai fatto questa opzione, sì o no? Allora perché non riconosci l'Italia, perché non riconosci lo Stato di Palestina? L'Europa perché non fa e questo, compie questo passo? Quindi non è perché non ha la forza, ce l'ha la forza, però non gli manca il coraggio andare contro questa linea dominante in maniera così schifosa, posso dirlo, dell'impero degli Stati Uniti d'America. Non hanno il coraggio a dire, spesso, non lo so, io l'altro giorno ho visto il presidente Biden in Vietnam, l'avete visto il video, ma io mi chiedo spesso, ma è possibile che il nostro destino, il destino di tutto il mondo, dell'umanità, in mano di un uomo come questo o come uno di quello che l'ha preceduto? E questa è la pazzia che secondo me noi non riusciamo a esprimerci, per dire che bisogna avere il coraggio. Perché stamattina in un incontro politico un nostro responsabile diceva ci sono più di 1000 risoluzioni dell'ONU sulla questione palestinese, ci sono più di 83 risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Saddam Hussein ha violato solo una. E avete visto cosa è successo? Hanno invaso l'Iraq, hanno occupato l'Iraq, hanno distrutto l'Iraq. Più di 2 milioni di iracheni sono morti. E alla fine, vi ricordate Colin Powell quando andava all'ONU a dire ecco le prove? Alla fine abbiamo scoperto che era tutto falso. Ma questi 2 milioni di iracheni, chi paga per loro? Blair? Bush? L'Europa dalla mattina alla sera parla dei diritti umani, però dove? Dipende da chi e dove? Purtroppo così. Grazie, ringrazio la comunità palestinese per averci invitato a questa bella iniziativa. E se c'è. Scusa. Allora, prego. Scusa, è una riflessione praticamente, è quello che diceva Youssef, sì è giusto, però noi dobbiamo capire anche chi è l'ONU, chi è il Consiglio di Sicurezza, sono i potenti che stanno governando questo mondo, insomma, quelli che ci hanno portato al disastro dove siamo. Ma la mia domanda è che questo mondo sta cambiando, l'Europa è debolissima, anzi un lecca piedi al servizio degli Stati Uniti, diciamolo chiaro, perché la forza dell'Europa quando si distacca dagli Stati Uniti forse potrà avere la sua forza, ma in questo momento io non credo. Dall'altra parte c'è un altro punto, i cambiamenti che stanno succedendo in Medio Oriente, cioè i paesi che erano deboli, sconosciuti, che erano le cacuro alle americane, scusate il termine, tipo l'Arabia Saudita, che riesce a fare un accordo con l'Iran grazie alla mediazione cinese. Poi entra nel paese del BRICS. E questo è il cambiamento che sta succedendo nel mondo. E questo forse le forze nuove che stanno crescendo. E questo domani avremo un mondo multipolare. E l'Europa non ha più senso che rimanga insieme agli Stati Uniti se non si rende conto ora e ritirarsi indietro. Perché sennò
noi stiamo andando verso un cambiamento storico che noi siamo, spero almeno, di vederlo noi, non i nostri figli, ma noi. E con questo saranno un cambiamento, credo, sia per il Medio Oriente, sia per l'Africa, per l'America Latina. Quello che succede in Africa, una cosa pazzesca. Tutti dicevano morti, gli africani si stanno ribellando contro i francesi, contro gli inglesi, contro gli europei. Dove vanno? Questo che dobbiamo concentrarci almeno per un lavoro futuro, preparandoci per i risultati del BRICS e di quello che succederà. Grazie. No, sicuramente anche noi pensiamo che deve cambiare questo mondo, però anche quando vedendo non dà molto speranza. Per esempio, stesso Saudi Arabia anche ha relazioni abbastanza forti con Israele. E Erdogan anche fa stessa cosa sul tavolo di NATO, sul tavolo di Russia, sul tavolo di Cina, sul tavolo di arabi, paesi arabi, è per tutto. Per quello, questo secolo purtroppo l'etica politica non c'è. Una posizione per umanità non c'è. Molto pragmatico, un giorno così, tutti gli stati, non solo Saudi Arabia, Turchia, Saudi Arabia, Russia per esempio, vi faccio un piccolo esempio. Ogni 10 giorni Israele attacca la terra di Siria, qualche città, aeroporti, eccetera, eccetera. Senza autorizzazione di Russia, Israele non può fare questa cosa. Però Russia dà autorizzazione, Israele fa queste cose. Per quello purtroppo non dico solo per curdi, sia per curdi sia per palestinese, tantissimi paesi usano come una carta per interessi, non è per nostri interessi, non è per interessi palestinesi. Da anni che fa questa cosa Saudi Arabia, Iran, mi ricordo anni 80 quello internazionalismo di per creare un paese Palestina, e tantissimi diversi paesi anche appoggiato questa epoca. Però oggi quando vediamo purtroppo tutto per interessi, chi muore popolo palestinese, chi paga con sangue popolo palestinese, e stessa cosa per curdi anche. Purtroppo per quello io dico, se noi stesso non abbiamo potere, non possiamo avere i nostri diritti, e speriamo che con la solidarietà i popoli, stati, nazioni non fanno niente per noi. Grazie. E abbiamo ancora qualche minuto, pochi, se c'è qualcun altro che vuole o fare domande o qualcuno dei oratori che vuole aggiungere qualcosa, visto Alessandro prima che era diciamo positivo nella possibilità di organizzare una risposta a questa deriva. Uno si chiede però, sembra che la tendenza generale vada dall'altra parte, insomma, cioè non è così facile costruire l'alternativa. Vuoi dire qualcos'altro? Diciamo che possibilità non significa né riuscita né facilità di condizioni. Se pensiamo però alle stesse possibilità che si avevano, io parlo sempre per gli interessi, diciamo, della sinistra di classe, del riconoscimento dei diritti ai lavoratori, a tutto quello che abbiamo dibattuto fino adesso. Se pensiamo a 10-15 anni fa, era sicuramente una condizione più difficile entro cui poter esprimere un pensiero diverso, entro cui poter esprimere una visione del mondo e dei rapporti sociali all'interno di questo paese specifico, ma più in generale sicuramente più difficile. Pensiamo ai bellissimi momenti di mobilitazione che gli ultimi anni stanno mettendo in campo i giovani, soprattutto sulla crisi ambientale. Pensiamo a quando questi giovani mettono in connessione la crisi ambientale con i limiti del modo di produzione capitalistico, quindi della modalità di essere società in questo mondo. Io non volevo dire che siamo in una condizione positiva,
volevo dire che siamo in una condizione in cui delle possibilità si aprono, in cui poi sta la capacità delle organizzazioni, delle persone, degli uomini e delle donne che poi si attivano in prima istanza di cogliere questa stessa possibilità, perché i limiti dei rapporti sociali che ci sono in questo paese e più in generale sicuramente nel mondo occidentale sono ogni giorno più evidenti. Sicuramente i settori sociali non hanno ancora una capacità di mobilitazione e di impattare all'interno della vita politica di rilievo per poter far sì che quelle rivendicazioni, quella richiesta di diritti abbia effettivamente un riconoscimento, ma probabilmente le giovani generazioni, probabilmente ci sarà ancora da lavorare, probabilmente ci vorranno degli anni. La crisi del nemico, la crisi del nemico diretto che noi oggi dobbiamo affrontare, che è il capitalismo occidentale, che è l'imperialismo, che sono tutte quelle condizioni che per esempio il Medio Oriente favoriscono l'occupazione israeliana in Palestina, è evidente, e questo apre una crepa in cui si può provare a lavorare. Sicuramente le condizioni di forza di partenza non sono quelle ideali, per poi i denti non sono quei denti ideali per poter afferrare quel pane che ci si pari davanti, però sicuramente sono delle condizioni meno fosche rispetto a quello che avremmo potuto analizzare prima della crisi del 2007-2008, per esempio, per fare un esempio frequente. Grazie. Cristina, a me sembra che la globalizzazione, invece che risolvere i problemi, sta portando una crisi maggiore del capitalismo a livello globale. Basta vedere quello che sta succedendo in Italia e che cose importanti come l'intelligenza artificiale potrebbero aggravare questa situazione per i lavoratori. Tu cosa ne pensi? Beh, la questione dell'intelligenza artificiale domina la scena in questo momento, perché è una vexata questio, lo sta diventando sempre di più. C'è il rischio che la macchina, quello che si teme, che la macchina prenda il sopravvento sulla gestione delle cose umane, sull'uomo, quindi sulla gestione delle proprie cose. E diciamo che la macchina è, da quando è nata all'inizio, quindi da quando l'uomo ha trovato una preistoria, un pezzo di legno per colpire un altro uomo e difendersi, e si è accorto che l'ha ucciso, e si è reso conto che qualunque strumento, a seconda dell'utilizzo, può essere utile o nocivo. E ciò posto, è apertissima la ricerca rispetto ai limiti da dare all'intelligenza artificiale, e quindi al momento non abbiamo una risposta rispetto a questo. C'è sempre il warning, l'allerta dei guasti che il progresso tecnologico ha prodotto, uno per tutti, Hiroshima, no? L'energia nucleare, la bomba atomica, quando Einstein si è reso conto di a che cosa stessero lavorando con i loro progressi sulla relatività e gli altri studi, è stato preso dal panico, dal terrore, si è allontanato da un certo tipo di studi che stava conducendo. Quindi questo sta all'essere umano, ovviamente alla discrezione dell'essere umano, tenere sotto controllo il prodotto dei propri studi. E qui ci dobbiamo anche fare un accenno all'importanza della scienza, che deve essere indipendente dalla gestione della cosa politica, pubblica, perché abbiamo visto con l'ultima tragedia della pandemia che cosa abbia significato il conflitto fra gestione politica e scienza, no? nella quotidianità della gestione per appunto dei contagi, le varie normative che hanno dovuto regolare la vita dei cittadini. Quindi tutto questo sta a noi cittadini, ad alcune categorie di noi, tra l'altro dicevo gli scienziati, i ricercatori, chi opera nel mondo della scienza, della ricerca, della tecnica, ma nello stesso tempo il venire a galla di queste problematiche. E si parlava prima, più voci hanno parlato di confronto fra, similitudine, diversa accezione di globalizzazione e multilateralità nell'affrontare
le problematiche di tutti i giorni. Questi grossi rischi a cui andiamo incontro e che viviamo, portati dalla globalizzazione, dal progresso, dalla tecnologia, il Covid è frutto, come le pandemie di cui siamo vittime, è frutto della globalizzazione, dei frequenti spostamenti di merci e di esseri umani, hanno però nello stesso tempo fatto venire a galla la possibilità, come dire, hanno fatto prendere coscienza ai cittadini del mondo del fatto che il nostro vivere quotidiano non è l'unico modo in cui si possa vivere. Il progresso è frutto del progresso, è così, non si può fare altro che vivere così. No, si può porre un freno. La multilateralità è, diciamo, l'approccio, mi riferisco anche a quello che diceva adesso Bassam, è l'approccio a cui piano piano dobbiamo sempre più tendere tutti quanti noi, poi saranno le generazioni future a portare avanti nel nostro vivere, per fare fronte alla mainstream del capitalismo buono, che è l'unica forma possibile di buon vivere per l'universo mondo. Non è vero assolutamente, bisogna cambiare punto di vista, rendersi conto che gestione della vita di tutti quanti può tornare ad essere fatta nel nome del noi e non più dell'io. Capitalismo sfrenato, l'esaltazione dell'ego tipico della teoria capitalistica porta a vedere il progresso come avviato su un percorso senza più ritorno. Non possiamo bloccare le tecnologie, non è vero, possiamo invece cercare di controllare tutto affinché venga utilizzato nella migliore maniera possibile, ma lo dobbiamo fare in maniera collettiva. Non ci deve essere più qualcuno come il Presidente degli Stati Uniti che si senta il padrone del mondo, ma dobbiamo cambiare punto di vista. Ci sono altre forze che crescono a livello internazionale, a livello geopolitico vedremo cambiamenti molto significativi nei prossimi anni, e dovremo cambiare quindi mentalità tutti quanti e renderci conto che non è vero che l'unica forma di benessere consentita al mondo sia questa, perché abbiamo visto che per garantire il capitalismo, il benessere a un ottavo del mondo, ha prodotto la povertà e la miseria negli altri sette ottavi. Grazie. Grazie Cristina. Io volevo chiedere l'ultimo intervento a Adriano, se non sbaglio, no? Il mio amico Aldo Morrone, che è un medico, va spesso in Palestina a aiutare i bambini nei campi profughi. È un piccolo contributo, ma è un segnale importante di una cosa attiva che può essere fatta. Si può fare molto di più per il popolo palestinese, per esempio una campagna per il riconoscimento dello Stato palestinese a livello europeo? Sicuramente sì. Il punto però è quello che diceva prima il compagno, perché l'Europa è debole. L'Europa è molto debole, lo è da un punto di vista economico, e con le scelte politiche economiche sta facendo la indebolisce ancora di più. La guerra in Ucraina è una guerra contro l'Europa, cioè non è che no, è una guerra che gli americani fanno contro i russi per mettere con le spalle al muro e indebolire l'Europa, e ci stanno riuscendo, senso che questa cosa sta andando avanti. Le cose interessanti ci sono, questa cosa dei BRICS, anche con tutte le contraddizioni, i problemi che ci sono, però è una cosa che sta crescendo e che prova a rompere proprio quell'idea unipolare che c'è in testa agli Stati Uniti. E quindi ci sono dei segnali incoraggianti. Io oggi non vedo, purtroppo lo dico, le possibilità di una campagna a sostegno della Palestina come uno Stato, eccetera. Penso che c'è da lavorarci molto. Da questo punto di vista l'Europa anche qui è regredita su questo terreno, quindi bisogna ricostruire, come diceva e finisco Antonio Gramsci,
di fronte alle difficoltà bisogna fare una sola cosa: ricominciare da capo. Ecco, io penso che dobbiamo ricominciare da capo. Grazie alla comunità palestinese per questo invito, grazie agli ospiti e grazie a chi ha avuto la pazienza di partecipare. Allora, guardate che Ber Khaled Kaisi ci sono oggi e domani e presidi sedi RAI in 8 città italiane alle 10:30-11. Nove, allora mi dica anche da Bari. Quindi è importante anche seguire questo con forza e sostegno, perché anche questo fa parte dei nostri diritti. Proteggere un cittadino italiano più che un palestinese. È un cittadino italiano, noi lo proteggiamo con l'Italia. Per questo dobbiamo stargli vicini.